dal sagrato della Basilica Maria Santissima dell'Elemosina, dove proprio in questi istanti si sta svolgendo un momento di preghiera dinanzi l'icona della Madonna dell'Elemosina, che dopo il terremoto del 6 ottobre scorso per la prima volta si affaccia dal portone centrale della Basilica chiusa, lo ricordiamo, proprio dal 6 ottobre per i danni dovuti al terremoto. Ecco che per la prima volta, quindi dopo oltre sei mesi, il portone principale della Chiesa Madre si riapre, anche se per un momento di preghiera che si sta svolgendo interamente all'esterno. Si riapre così anche simbolicamente la Chiesa Madre, che è illuminata, anche se vuota, lo vediamo anche alle spalle dell'icona, ci sono i banchi vuoti. È un momento che il prevosto Don Agrippino Salerno ha voluto proprio a ridosso del Triduo Pasquale e in occasione dei momenti drammatici che si sono vissuti a Parigi con l'incendio della cattedrale, simbolo della cristianità francese ma più in generale europea, con il rogo, con le fiamme che hanno devastato buona parte della cattedrale Notre Dame, per l'appunto, di Parigi. Ed è questo un momento che si vuole creare in comunione con le varie parti del mondo, che proprio oggi è stata scelta questa data dalla Conferenza Episcopale, per l'appunto, francese, per unirsi in preghiera dinanzi un'immagine della Madonna. E quindi il prevosto di Biancavilla ha voluto cogliere questa occasione, proprio mostrando l'icona della Madonna dell'Elemosina esposta in modo straordinario, possiamo dire così, in questa giornata, in comunione con le altre parti del mondo, con le chiese delle altre parti del mondo, in una realtà peraltro come quella di Biancavilla e come quella della Chiesa Madre di Biancavilla, che da sei mesi a questa parte sta vivendo i disagi legati alla chiusura per inagibilità dell'edificio della storica Chiesa Madre, simbolo della identità popolare biancavillese, dovuta a questa inagibilità al terremoto del 6 ottobre scorso. Ed è anche un monito che Don Agrippino Salerno ha voluto e vuole lanciare, quello di accelerare le fasi per la riapertura della Basilica. Non è ancora stata quantificata l'entità dei danni, lo ha detto chiaramente anche attraverso i microfoni di Videostar, l'entità dei danni che avrebbe subito la Chiesa Madre, al punto da essere stata, con un'ordinanza sindacale, ritenuta inagibile insieme all'altra chiesa, la chiesa parrocchiale dell'Itria. E allora questo è anche un momento per i fedeli, per riaccostarsi insomma alla Chiesa Madre, all'edificio sacro, anche se poi è un momento di preghiera e di raccoglimento, principalmente proprio per questa occasione dell'incendio del Notre Dame, della cattedrale Notre Dame di Parigi. Ed è anche un monito, che dicevamo prima, che Don Pino proprio in questi giorni sta sottolineando in più occasioni, perché chiaramente tutti i fedeli di Biancavilla, e non soltanto coloro i quali fanno parte della parrocchia della Chiesa Madre, vogliono in qualche modo anche accelerare e velocizzare i tempi ed arrivare anche in vista delle prossime festività della Madonna dell'Elemosina di agosto e poi di quelle di ottobre, dei Santi Patroni, riaperta questa basilica, questa chiesa che rappresenta chiaramente anche il luogo principale della cristianità locale, territoriale. E quindi adesso ci sono i rintocchi del campanile del Sada, e poi il breve momento concluderà con il canto del Salve Regina, che segnerà, ecco, poi la chiusura
del portone centrale della Basilica, e quindi la sistemazione della icona della Madonna dell'Elemosina nel suo altare. Vedrete anche dietro il fercolo allestito dai componenti anche dell'associazione, dell'omonima associazione Maria Santissima dell'Elemosina, anche alcuni aspetti che rimandano ai giorni che vivremo da qui in avanti, cioè quelli del Venerdì Santo. Vedrete infatti proprio dietro la torcia, simbolo della devozione cittadina, e poi anche il fercolo già pronto del Cristo morto, che è uno dei componenti della processione dei misteri del Venerdì Santo biancavillese, proprio a testimonianza che tutto è confermato nel segno della tradizione pasquale, anche se con i disagi che la comunità biancavillese sta vivendo proprio legati al terremoto che dal 6 ottobre, lo ribadiamo, ha scombussolato un po' la vita della comunità, senza però, grazie a Dio, possiamo dire così, avere danni alle strutture e alle case dei biancavillesi. I rintocchi sono stati 33, come appunto gli anni di Cristo, quindi anche questo un messaggio simbolico che viene lanciato dalla comunità parrocchiale della Basilica. Lo ripetiamo, come vedete anche scritto in sovraimpressione, e sono immagini in diretta che giungono proprio in questi istanti, proprio a conclusione della Santa Messa che è stata celebrata nella vicina chiesa del Rosario, dove tutte le funzioni, i riti religiosi si sono trasferiti proprio per tentare di ovviare alla chiusura, al culto temporaneo chiaramente della Basilica. Certo, fa un certo effetto anche con queste splendide immagini che ci giungono in diretta rivedere la chiesa intanto riaperta, anche se parzialmente perché dentro non c'è nessuno, e poi anche illuminata. Non si vedeva proprio dal 5 di ottobre, possiamo dire così, perché il giorno di San Blasio, la festività patronale, è stato l'ultimo giorno che la chiesa è stata aperta al culto e ai fedeli. Adesso chiaramente si sta concludendo, in sottofondo c'è anche l'organo che intona, come dicevo poc'anzi, il canto del Salve Regina, che di fatto conclude questo breve ma anche intenso momento di preghiera che ha visto radunati attorno all'icona della Madonna alcuni dei fedeli. Possiamo magari brevemente far ascoltare, se ci riusciamo, quello che sta accadendo in questi momenti, e poi magari riprendiamo la linea qui in studio. Anche questo è un momento in cui chi passa per Piazza Collegiata, per Piazza Roma, si sofferma anche per vedere, insomma, un momento chiaramente inusuale, un momento particolare che viene anche filmato in un certo qual modo anche dagli smartphone presenti tra i fedeli, e poi chiaramente da queste straordinarie immagini che vi mandiamo in esclusiva, possiamo dire così. Ecco, si sta per concludere per l'appunto il canto del Salve Regina, e poi ci sarà la breve orazione da parte del prevosto Don Agrippino Salerno, che è al centro e che sta guidando questo momento di preghiera. Preghiamo. Oddio Padre, della misericordia, che nella Beata Vergine Maria, Madre delle Fortina, ci hai dato un segno infallibile del tuo amore. Suscita in noi un animo generoso e attento, fai di ciò
Signore. Prima di fare l'atto di affidamento, cantiamo tutti insieme, Madre d'amore.